Buonasera, benvenuti a questo nostro focus di oggi. Abbiamo con noi Deborah Sacchetti della Caritas della Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro. Grazie per essere con noi quest'oggi. Grazie a voi. Deborah Sacchetti, insieme ad altre persone della Caritas della Diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, si è occupata della redazione dell'annuale rapporto diocesano sulle povertà. È stato presentato il 17 di ottobre scorso in occasione della giornata mondiale di lotta alla povertà indetta dall'ONU, che ogni anno si ripete il 17 di ottobre. Allora andiamo a scoprire insieme quello che emerge, la fotografia che è stata scattata da questo rapporto. Innanzitutto lo diciamo, i dati sono riferiti al 2022, un anno particolare perché era il primo dopo il ritorno, possiamo dire, alla normalità dopo la pandemia, e quindi chiaramente ci sono dei fenomeni che sono strettamente legati al periodo che si stava passando. Allora, io partirei dal titolo, che come sempre vuole essere un titolo ad effetto. Come mai avete scelto Inermi quest'anno come titolo? Ogni anno generalmente quando facciamo la lettura comunque del dato e ci troviamo poi ad analizzare un po' quelli che sono i fenomeni di povertà, cerchiamo sempre di trovare un'immagine e diciamo, una parola che un po' sintetizzi quello che è il sentimento che emerge un po' anche dal dato. Quest'anno abbiamo scelto Inermi proprio perché purtroppo i fenomeni di povertà si stanno un po' cancrinizzando, stanno un po' diventando sempre gli stessi, tutti gli anni rileviamo sempre un po' le stesse problematiche. Quindi proprio per questo motivo ci viene un po' il sentimento di sentirci inermi di fronte a queste difficoltà, di non sapere anche come riuscire a sbrogliare un po' la matassa delle problematiche, dei problemi che vive il nostro territorio, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche, di quello che viviamo quotidianamente. Quindi un po' il sentimento era questo. Poi abbiamo scelto in corredo l'immagine di copertina, che è questo bambino che viene trasportato su appunto una valigia da una mano adulta. Ovviamente il contesto è quello delle migrazioni in questa foto, però ecco, ci sentiamo di allargarlo un po' anche a tutto quello che riguarda le povertà nel nostro territorio, proprio perché ormai purtroppo le persone che vivono difficoltà si sentono un po' così, un po' trasportate, un po' sballottate qua e là, senza trovare un modo per poter fare qualcosa per la propria situazione in prima persona. Però c'è anche il sentimento di affidarsi comunque a un adulto, in questo caso dell'immagine, ma in generale comunque alle istituzioni e alle realtà del territorio che possono venirci incontro nel momento di difficoltà, ecco. Qual è il dato a suo modo di vedere? Ce ne sono tantissimi all'interno che emerge in maniera singolare quest'anno. Ma sicuramente diciamo, la cosa che più ci preoccupa è proprio la stabilità del dato che rileviamo. Perché se è vero che c'è stata una lieve contrazione rispetto all'anno precedente, quest'anno sono state 2065 le registrazioni, è anche vero che stiamo rientrando, diciamo, nella normalità che era quella prima della pandemia. Avevamo avuto un picco di registrazioni nel 2020, proprio legato alla pandemia, adesso stiamo rientrando un po' nei numeri che erano quelli del 2019, quindi in realtà la povertà non è diminuita, anzi, purtroppo si sta appunto diventando una povertà strutturale, una povertà che il nostro territorio ormai vive da tanti anni, da quando abbiamo iniziato le rilevazioni, questo dato è andato sempre crescendo. Quindi sicuramente ecco, ci preoccupa questo, ci preoccupa il fatto che tante famiglie non riescono a trovare una soluzione alle proprie problematiche. Non si riesce neanche grazie comunque a misure che sono state prese anche dal governo, comunque per esempio quella del reddito di cittadinanza non è stato risolutivo da un nostro punto di vista, perché comunque tante persone purtroppo si sono ritrovate comunque ad avere necessità di rivolgersi a un centro Caritas per avere comunque un sostegno anche in presenza del reddito di cittadinanza, per esempio. Ricordiamolo, questo rapporto si basa sui dati che vengono raccolti dalle 42 Caritas parrocchiali nel territorio della diocesi di Arezzo, dal centro di ascolto diocesano, e con delle schede registrate nei confronti di utenti, chiamiamoli così, che si rivolgono a voi. Esatto. Naturalmente c'è un dato sommerso che è ben più ampio e molte delle considerazioni che facciamo sono di carattere qualitativo, non quantitativo, legate Certo. proprio all'esperienza che parte dall'accoglienza, dall'ascolto, che è lo stile di Caritas. Uno degli elementi che emergono costantemente è la forte presenza di italiani, e possiamo dire tendenzialmente giovani.
E sono due Sì. dati significativi. Sì, diciamo che ormai da anni sottolineiamo come la presenza italiana sia sempre maggiore nei nostri centri. All'incirca una persona su tre, un po' più di una persona su tre è italiana. E ovviamente questo è un dato, fra virgolette, falsato, nel senso che comunque a tutti i servizi che si rivolgono, diciamo i servizi a bassa soglia, quindi alle persone senza fissa dimora che vivono nel nostro territorio, tutti invece i servizi che si rivolgono comunque all'ascolto delle famiglie, al sostegno al reddito, sicuramente hanno un numero di italiani molto più elevato rispetto appunto ai servizi a bassa soglia. Quindi dobbiamo anche poi nel nostro rapporto andiamo infatti ad analizzare servizio per servizio proprio per questo motivo, perché ogni servizio ha delle sue caratteristiche specifiche e peculiari. Per quanto riguarda il dato dell'età, sì, è vero, sicuramente ci sono tantissime famiglie, anche giovani, infatti diciamo che la nostra utenza prevalente al di fuori dei servizi a bassa soglia è proprio la famiglia, insomma, ai centri di ascolto, ai centri di distribuzione delle carità parrocchiali, sicuramente sono le famiglie, soprattutto le famiglie con bambini, anche piccoli, che si ritrovano ad avere più Se non difficoltà. sbaglio, indirettamente voi sostenete, cioè la Caritas diocesana sostiene 1200 minori, 1400. 1.400, sì, sono tantissimi bambini che indirettamente comunque usufruiscono anche di quelli che sono i servizi Caritas, per esempio il pacco alimentare, ma anche i pannolini, il latte in polvere per i neonati, insomma. È un'attenzione che noi abbiamo deciso di portare avanti negli anni, tanti anni che portiamo avanti anche servizi appunto specifici proprio per la genitorialità, proprio perché ci rendiamo conto che sono proprio le famiglie con minori ad avere più difficoltà ad arrivare a fine mese, banalmente, quindi sia per quanto riguarda proprio le necessità dei bambini, ma anche per quanto riguarda le necessità familiari, quindi gli alimenti piuttosto che la bolletta, ecco, queste cose qua. Il tema principale delle difficoltà che emergono è quello legato a situazioni di precarietà lavorativa, quindi di persone che hanno magari un lavoro ma che non è sufficiente al loro Certo, sostentamento. spesso le famiglie che aiutiamo non necessariamente non hanno una fonte di reddito, magari c'è una fonte di reddito, ma può essere una famiglia monoreddito, per esempio, comunque con redditi molto bassi che non permettono alla famiglia di riuscire a sostenere in maniera autonoma tutte le proprie spese. E questo diventa sempre più un problema anche in relazione a quello che viviamo tutti, che riguarda un po' il caro anche della vita, a partire dalle utenze domestiche per arrivare al carburante, ma anche banalmente la spesa al supermercato. Insomma, penso che tutti noi, se andiamo al supermercato a fare la spesa, ci rendiamo conto che purtroppo c'è stato un aumento dei prezzi importante e purtroppo le famiglie che comunque hanno sempre vissuto magari in una zona grigia, in una zona appunto al limite, di quello che può essere anche una situazione di bisogno, poi, con questa situazione si ritrova anche a dover rivolgersi a volte anche con vergogna a un centro Caritas per avere un aiuto perché non riesce più a far fronte alle spese che magari prima riusciva invece a sostenere. Ecco. E dunque l'inflazione si fa sentire anche e soprattutto nelle fasce più deboli, una delle tasse, forse la tassa più iniqua che esista, quella dell'inflazione. Un altro aspetto, perché poi le persone fragili hanno sicuramente problemi di povertà economica, ma spesso è una povertà dovuta anche a situazioni di vita difficili, problemi psichiatrici, dipendenze da droga, alcol, ludopatie, problemi con la giustizia, disabilità. È quello della multiproblematicità e della difficoltà anche di avere una risposta da parte del pubblico o comunque del sistema sanitario è un altro degli aspetti che emerge con Sì, forza. assolutamente. Noi ci rendiamo conto che ogni anno le situazioni che incontriamo anche nei centri di ascolto, ma poi a livello anche diocesano, sono sempre più problematiche. Purtroppo tante situazioni di problematicità che si vanno a sommare l'una all'altra, a partire da dal problema legato al reddito, fino poi ovviamente la situazione lavorativa, ma poi anche problemi familiari, ecco. Sono tante situazioni che si accavallano l'una all'altra che purtroppo rendono sempre più difficile anche poter intervenire in maniera di un percorso di riabilitazione della persona, del nucleo familiare, perché purtroppo ovviamente è richiesta anche la creazione di una rete nel territorio. Non possiamo rispondere in maniera autonoma a tutte le problematiche che la famiglia ha, perché ovviamente ogni problematica deve essere
bisogna dare una risposta anche in relazione con, per esempio, con i servizi pubblici, piuttosto i servizi specialistici della ASL, in base anche a quella che è poi quello che noi rileviamo, ecco, perché ovviamente noi facciamo ascolto, ma dopo l'ascolto dobbiamo anche fare un discernimento, dobbiamo capire qual è la vera problematica che sta dietro alla povertà della famiglia e cercare di trovare il modo di costruire insieme alla persona un percorso di riemersione dallo stato di bisogno. E ovviamente questo ci richiede anche delle capacità di cioè di risposta a molte problematiche diverse tra di loro e anche delle competenze ovviamente per chi fa ascolto che devono un po' riguardare tutte le sfere che possono interessare le problematiche di una persona, ecco. Ricordiamo che il rapporto è distribuito in forma cartacea presso la Caritas diocesana di Arezzo Cortone e Sansepolcro, in via della Fonte Veneziana ad Arezzo, nei pressi del Tribunale, e che è disponibile online anche nel sito della diocesi di Arezzo, www.diocesi.arezzo.it, e il sito della Caritas diocesana di Arezzo Cortone e Sansepolcro, che è www.caritasarezzo.it. Sì. Detto questo, qualcosa lei già ci stava dicendo, siamo in chiusura, emerge in maniera forte quello che è il metodo Caritas, che ricordiamo è una realtà della Chiesa, non è un'associazione, che non è un distributore di soldi o un distributore di pacchi alimentari, viene fatto anche questo, ma c'è un metodo, una modalità di accoglienza, di ascolto che anche differisce da quello che viene svolto dall'ente pubblico. Ci può spiegare meglio come funziona ed Certo. eventualmente anche se qualcuno vuole dare una mano, cosa può fare? Sì, come diceva appunto, il metodo Caritas si basa fondamentalmente innanzitutto sull'ascolto, che parte ovviamente dall'ascolto delle persone in difficoltà, e poi ovviamente abbiamo una fase di osservazione nella quale si pone proprio il nostro rapporto, osservare non solo i fenomeni di povertà del territorio, ma anche le risorse che il territorio ci può aiutare a mettere in campo, e poi la fase del discernimento di cui parlavamo prima, ecco. E tutto questo deve servire per poter animare poi il territorio, quindi i volontari, quindi le comunità parrocchiali. Ovviamente quello che possiamo fare noi in prima persona, ognuno di noi che vive no, comunque il nostro territorio, sicuramente la possibilità di mettersi in gioco in momenti di volontariato, che possono essere anche in determinati periodi, diciamo, dell'anno. Per esempio, spesso abbiamo tanti volontari che vengono ad aiutarci nelle festività natalizie a dare un pasto caldo il giorno di Natale per le persone che vivono in strada, o può essere anche un impegno più continuativo nel tempo, per esempio all'interno delle carità sparrocchiali, ma anche nei centri diocesani, e sicuramente c'è sempre bisogno, una mano in più aiuta sempre. Ecco, perché ovviamente, come riportiamo anche in questo rapporto, c'è tanto da fare, insomma, le persone da aiutare sono tante, anche i bisogni diversi sono tanti, quindi sicuramente chiunque abbia voglia di spendere un po' del suo tempo per gli altri è il benvenuto da noi. E poi ovviamente per chi vuole, insomma, è possibile anche contribuire ovviamente con una donazione economica tramite la diocesi oppure tramite direttamente l'ufficio Caritas, e per sostenere quelli che sono poi i servizi che presentiamo in questo rapporto. Grazie, grazie allora a Deborah Sacchetti. Io vi ricordo Inermi, l'ultimo rapporto diocesano sulle povertà che è stato redatto dalla Caritas della Diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro sui dati raccolti nel corso del 2022, uno strumento utile di riflessione e anche per chi opera poi nel sociale o nell'ambito della politica e dell'amministrazione per poter individuare delle strade di intervento. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e arrivederci.